Allora, ci dobbiamo buttare. Vabbè, tanto c'è l'acqua. Speriamo. Ok, sì. C'è. Insomma, è alta l'acqua, eh. Allora, andiamo giù. Sentiero dei defunti. Fuggi dalle rovine allagate. Ah, ci sono pure i piranha. Sono pericolosi predatori acquatici. Se avvistano l'ara, attaccheranno. Gli specchi d'acqua pongono dei pericoli come i piranha e le murene. Murene abbiamo già visto. Puoi eluderli nascondendoti fra la vegetazione subacquea. Addirittura. Aspetta, che sono rimasto un po' sott'acqua. Ok. Andiamo. Hanno messo, diciamo, la modalità stealth anche sott'acqua. Fra alghe. Vabbè, ma le alghe si muovono. Non penso siano quelli i piranha, però. Aspetta. Ormai ci sono le sacche d'aria. Sì, ma io che ho voglia di esplorare tutto qua. Potrei morire affogato. Cioè. Vabbè che però se hanno messo delle sacche d'aria in punti strategici. Io avrei fatto però che tipo potevi stare quanto volevi, eh. Lì. Qui c'è qualcosa. Prendiamo ancora fiato. Adesso qui dove siamo finiti, non lo so. Ma devo andare di là. Ah no, quelli sono piranha. Non mi sembrava. Cioè, non mi sembrava proprio, però. Mi segna come nemici. Allora, noi dobbiamo andare. Oddio, di lì. Aspetta, che ho visto. Attenzione. Questo mi sa che era un tempio, eh? E poi è stato sommerso dall'acqua. Qua non c'è una sacca? Ah. Beh, io vado, mi sa che sto affogando. Sento il controller vibrare in maniera abbastanza importante. Appunto, Ok. Una barra sarebbe stato più comodo, effettivamente. Aspetta un attimo. Voglio vedere cosa c'è qua. Catena alimentare, sfida completata. Ma non c'è nulla. Ah no, mi sembrava strano. C'è dell'oro. Dobbiamo diventare ricchi, dai. Ok. Ah no, Giada. Bene, aspetta che qua. Sta esaurendo l'ossigeno. Abbiamo comunque una bella resistenza, eh. E siamo anche più potenti, a livello di polmoni ci siamo potenziati. Su di qua. Va bene. Andiamo su. Ecco la luce. Oh. Dove siamo? Ah, ecco, sì, infatti. Sbucati di qua. Qua c'era la tomba, che adesso andiamo a vedere. Già che ci passiamo. Che c'è?
Vai, mi ha dato abilità, ok. Punto abilità. Ehi! Cristo! Oh. Sta attento. Scusa, nessun altro superstite? Non ne ho idea. Pensavo che ce l'aveva con me. Allora, di qua c'è un documento. Ma lo prendiamo. Epistaggio. È stato scritto da un esploratore che andava alla ricerca di una città perduta intorno alla metà del XX secolo. Aveva scoperto un piccolo negozio vicino al campo base, gestito da una donna di nome Kama. Le aveva chiesto se conoscesse qualche antica leggenda utile a localizzare la città. Al momento di scrivere queste pagine, l'esploratore era prossimo alla morte. Ed era convinto che lei l'avesse depistato deliberatamente. Può darsi. Ah, qua non ci si può arrampicare, ok. Guardavo solo pieno. Impossibile, non ci sta nient'altro. Sì, sì, ma tanto mi sa che saremo sempre pieni, perché uso veramente campo base. Poco. Campo base, rispondi. Niente? Zitto, non sento. Ecco. Artiglio dell'acqua. Sei su un ramo. Tieni premuto Y per scoccare una freccia con colla contro un nemico. In modo da sollevarlo e impiccarlo. Su ogni ramo può rimanere sospeso un solo corpo. Ma è vivo? O sbaglio? Ma chi ce l'ha? Non mi sembra che l'abbiamo... Boh, adesso guardo meglio, ma... tu finisci così. Ok. Cos'è che li spaventa tanto? Ah, no, no. No, non mi sembrava che l'avessimo impiccato, però... Qualcosa gli ha l'ha spaventato, vediamo. C'è... Qui c'è qualcosa, no? Ci sarà un altro giaguaro? Merda, ho perso la radio nell'incidente. Non c'è un albero, no? È un indigeno... Che diavolo era? Cioè... Vabbè, effettivamente diciamo che... nel primo dove ce l'ha... sono i rinforzi? Sì. I rinforzi stanno arrivando. C'è la guardia tonante. Nel secondo, gli immortali... Qua ci sarà qualcun altro. Sì. Di... Non so, particolare, che ha poteri particolari. Aggiornamento operazione. All'attenzione del dottor Dominguez. Campo stabilito nei pressi della raffineria di petrolio fuori dal villaggio. Ispezione area in corso. Contatto stabilito con gli abitanti. Nessuna informazione sul lupo solitario. Un piccolo gruppo si è allontanato dal campo base. Hanno rubato scorte per 2 settimane. Consigliate eliminazione di tutte le ex risorse. A operazione conclusa. Ancora nessuna traccia di Croft. Ricevuta segnalazione incidente aereo a 10 km dal villaggio. Potrebbe essere lei. Nota bene, un abitante ha suggerito di assicurarci che una certa Abby Ortiz non si interessi troppo alle nostre attività. Ne abbiamo già comunicato il nome al quartier generale. Il suo dossier dovrebbe arrivare a breve. Stiamo attualmente valutando il da farsi. Quindi sanno di Abby. Non ho abbastanza spazio. È pieno. Adesso vediamo, ma... State indietro! Vi avverto! State indietro! Vi avverto! Scusa, col mitra, il sentiero dei defunti... Puoi dirci cos'è successo? Ricordo solo... artigli... denti... Davvero utile. Ehi, un po' di considerazione. Ci hanno attaccato. E poi... sangue... urla... È finita, sei al sicuro? Ok... Sono dappertutto.
Va meglio ora? Ti impicco. Non dovremmo essere qui. Ok. Poi. Dov'è l'altro? Opla. Vabbè, m'han visto. Aia. Vai giù. Merda, cosa ha lanciato la bomba? M'ha lanciato. Allora forse aspetta. Conviene. Che ne ammazza solo uno. Tranquillo, calma. Vuoi dirci cos'è successo? Ricordo solo. Aspettiamo un attimo. Denti. Davvero utile. Ehi, un po' di considerazione. Ci hanno attaccato. E poi sangue. Urla. È finita, sei al sicuro? Ok, allontanatevi un attimo così posso. Dio, va meglio ora. Ok. Ok. Va bene. Non dovremmo essere qui. È finito, sei al sicuro? Faccia. Aspetta, vai su, vai su. Ok. Che dall'alto comunque è sempre meglio. Allora, lì ce n'è uno. L'ha nascosto, ce n'è un altro. È tutto ok. Si è muove. Tutto ok. Vediamo. Vediamo se riusciamo. Dall'alto però appunto è meglio mirare, sparare, eccetera. Quindi. Siamo morti. Siamo morti. Va meglio ora. Aspetta. Ah, guarda, ce n'è uno anche lì. E là. A parte che non si è accorto di nulla quello. Tutto ok. È tutto ok. Hai finito. Lui non lo vedo bene, però. Ok. Oh, beh, almeno ok, si muovono un po', va. Almeno si muovono un po'. Sono in tanti però, ricevuto. Ora si fa sul serio. Ok. Aspetta. Vediamo. Vediamo, lascio lì. Guardo in alto. Per un attimo. Porca vacca, se si sta fermo un attimo. Cavolo. Aiuto. Via. Ho andato giù. Aspetta. Posizione difensiva compromessa. Dov'è scappata? Restate uniti. Ah, non siamo ricoperti di fango, ecco perché non mi fa devo capire che succede. Aderire alla parete. Calma, calma, Davvero? Sei ridicola. Aspetta. Vieni, sembra vieni promettente. Colzate il picciolo. Ok. Meno uno. Guarda, c'è una tanica. C'è una tanica. Vicina, lo so. Come vedete esplodono, sì. Lo sappiamo. Soprattutto le taniche. Ecco. Quasi arrivati. Lascialo sparare. Hangar in vista. Ma non va su, maledizione. Se no lo attaccavo dall'alto. Ok. Anche così va bene. 60 secondi e siamo dentro. Sì. Vabbè, adesso arrivano i rinforzi. Pazienza. Dove è andato? Sinistra. Lasciamo che se ne occupi la bestia lì, comunque cosa sia. Cosa sono quelle creature? Non ho visto nulla, quindi boh. Il fango. Deve esserci una via d'uscita. Magari da dove sono arrivate le bestie. Io sto continuando a esplorare intanto.
No, siamo pieni di tutto, quindi dove devo andare? Di là. Ok. Poi abbiamo la possibile molotov. Un'altra tanica. Aspetta, qua. Ok. Di qua. Beh, tanto i nemici non li vediamo. Con l'istinto. No, qua. Ah, sì, sì, è giusto. Oh, qua c'è del fango, vedi? Ma prima se c'era non l'ho visto. Dio, ci sono corpi ovunque. Quelle creature li hanno uccisi. Ma perché? Ah, non chiediamocelo. Abby. Ehi, Lara. Ho visto la Trinità assaltata da una specie di mostruosa creatura. Cosa? Sibilava e si muoveva in modo così veloce. Lara, sembra la leggenda del pistaco. Ci stai prendendo in giro? No, so cosa ho visto. Sei al sicuro? Sì, sto tornando. Pistacco, non lo conosco, mai sentito. Un'estesa ricerca. Rapporto i ritrovamenti squadra di ricerca. Divisione Centro e Sud America. All'attenzione del dottor Dominguez. Messico. Cozumel. Scoperto tempio di Xaxel. Sito sigillato e ripulito. Brasile. Regione di Itissimitari. Nessun risultato. Sito sigillato e ripulito. Squadra trasferita presso sito di Trincheira Bacajá. Regione di Munduruku. Ricerca infruttuosa. Problemi con governo locale. Si caldeggia chiusura sito, in attesa nuovi ordini. Regione di Trincheira Bacajá. Si registrano progressi con le tribù locali. Ricerche in corso. Perù. Cuac Yacu. Scoperto tempio. Ricerche in corso. Infatti. Ne hanno di uomini, E di risorse. Qua ce n'è un altro. Opla. Ok, qua sono. Qui. Ok, questo non possiamo leggerlo. Qua c'è un monolite. No, metto la tomba perché adesso andiamo a vedere la tomba. Intanto qua cogliamo. No, siamo pieni, vabbè, ok. Materiali pieni. Mi sa che mi devo potenziare un po' comunque, perché almeno così spendo, cioè consumo. Cacciare, vabbè, ok, tanto. Qua c'è un affresco. Quechua. Un drago. Probabilmente rappresenta Pachamama, la dea inca della maternità, della terra e del tempo. Proteggeva la fertilità, la semina e i raccolti. Il suo corpo erano le montagne, per questo era anche ritenuta causa dei terremoti. Gli antichi solevano fabbricare elaborati abiti in miniatura con il solo scopo di bruciarli in omaggio a lei. Questo spiegherebbe i segni di bruciatura sul pavimento. E quelle macchie scure devono essere sangue di lama, un altro sacrificio tipico. Comunque tutti sti dei, a parte che non ne so nulla io proprio delle culture inca, maya, cioè davvero quel poco che avevo studiato a scuola non me lo ricordo più. Però i nomi proprio mi sembra sempre di sentirli la prima volta. Sarebbe fucile a pompa. Non mi rimangono in testa. Cioè come se li sentissi la prima volta, ecco, ovviamente.
Tomba della sfida in zona. Qua c'è un cinghiale morto, no, un capibara, quello che è. Vediamo, spero sia accessibile. No, dobbiamo ritornare. C'era qua. Ah, un altro. Un'altra carcassa. Beh, la freccia con corda ce l'abbiamo. Ah, attrezzatura insufficiente. Ah, ma volete vedere che serve tipo... Ah, il bloccante serve. Dice qua. Va bene. Però, non so, qua c'è un'altra strada. Qua c'è uno zaino. Però... Ok, segreti individuati, va bene. Va bene, ci segna anche nuove cose. Ma allora... Aspetta, non ho capito se è accessibile o meno. Vabbè, io provo a buttarmi. Là c'è un segno bianco. Penso sia un segno bianco, ma... Vabbè, io mi butto, Tanto c'è l'acqua. Ok. Ok. Qui c'è qualcosa, qua sotto. Vediamo. Se non sono pieno, no, beh, sono pieno, però magari un po' di spazietto ce l'ho sempre, infatti, vedi. Ok. Allora, se la tomba... Beh, in effetti non ci ha detto che la tomba non è accessibile, Però quella via lì è bloccata. Quindi, non lo so. Oddio, qua. No, non c'è il rampino. Ah, ok. Ci vado, dove vado? Area sconosciuta. Sì, no, che la tomba è accessibile, però quella parte lì... Boh, chissà cosa c'è allora. Spero di ricordarmelo, va? Di tornare indietro. Discesa con corda. Ma cos'è? Il tempio del fuoco questo? Boh. Io non lo so. Aspetta. Ci sono anche delle bestie a quanto pare. Ok. Qua si può andare, siamo sicuri. Quell'ombra lì. Ah, sì. Ok, grappati. Pensavo che... Ah, qua si può aggrappare. E qua si scende. Ok. Adesso. Ok, andiamo di qua. Pareti porose. Il petrolio filtra attraverso di esse. Allora è meglio non usare più frecce incendiarie. Non mi sembrava un lupo, Qua. Aspetta, guardiamo bene. Accidenti. Porca vacca, aspetta, che qua mi sa che è, infatti. Stanno arrivando. Madonna. M'hanno preso? Ok. Sembrano volpi. Do fuoco. Muoiono col fuoco, no? E porca. Cioè, forse è meglio usare... Aia. Aspetta, qua così. Ok. Devo curare... Un'altra volta. Porca, stavo sparando. No, ok, non mi hanno ucciso. Oh, madonna.
Cioè, tutti così li sto uccidendo, ma non è mia intenzione. Visto che... aggressivissimi, eh. Cioè, voglio dire, adesso che lo so, dammi il fucile qui. Fammi provare st'arma, almeno non l'ho ancora provata. Sì, è un mitra. Madonna. Vai, madonna, mezza, datemi il tempo. Non mi danno neanche il tempo di alzarmi, la madonna. Cioè, aspetta. Scusa, no. Eccomi qua. Oh, posso stare un attimo tranquillo? Qua ci sono delle frecce. Va bene. Poi sì, questo qua alla fine è un mitra. Silenziato, mi sembra. Vabbè, uno è morto. Ok. Via, via, madonna, salto. Qua salto, non devo schivare, devo saltare. Cioè, ma che roba. Fammi curare. E sparisci. Oh, madonna, troppi, oh. Tutti insieme poi. Guarda, curiamoci un'altra volta, tanto. Le risorse ce le abbiamo. Mi raccoglio la pelle. Ma non so, sembrano volpi, ma non sono così aggressive, almeno che io sappia. Comunque, sì, alla fine l'arco l'ho usato solo in stealth, perché e contro gli umani, contro gli animali fa poco. Allora, qua dove devo agganciare sto coso? Qui c'è prevalentemente fuoco. Vediamo, qua ci si può arrampicare, non credo. Ah, qua c'è, ok, un affresco, quello che è. Ok. Quando la caverna inizia a ululare, un guerriero deve discendere e alleviare il tormento. Se nessuno viene sacrificato, tutti moriranno. Vabbè, ok. Non voglio essere io il sacrificio, grazie. Allora. Ah, là, guarda, oddio, mica l'ho visto. Qui sto adesso. Ok. Perfetto. Qua un collezionabile. Percorso segreto. Gli anziani del villaggio ci hanno mentito. Sottoterra non ci sono belve. Gli ululati che udiamo sono provocati dal vento che percorre le piccole grotte nel suo tragitto verso la superficie. Troppo a lungo hanno usato la paura per controllarci. Quando sarò uscito da questo infernale bagno di sudore, smaschererò le loro menzogne. Ma veramente le belve ci sono. Però adesso sono morte, però c'erano poco fa. Ah, quindi qua è solo per... Da qua ci si può arrampicare, qui no. Io controllo, ma... Ah, qua, madonna, col fuoco e tutto il resto si vede poco. Allora, qui c'è qualcosa. Vedo che brilla. Qui c'è un altro documento. Wotan è un vecchio dio Maya della guerra e della morte. È così vecchio che si dice lo fosse già ancor prima dell'inizio dei tempi. Di solito viene raffigurato senza denti e dipinto interamente di nero. Di lui si sa molto poco, a parte il fatto che ama fumare dei sigari dall'odore molto acre. Particolare interessante è il dio che ha inventato le percussioni. Ah, sì.
Allora, di qua. Nuovo campo base scoperto. Deposito petrolifero. Ah, eccolo qui. Ok, almeno. Dunque, cosa abbiamo? Beh, potenziamoci un attimo. Tanto, guarda, le risorse ne troviamo a iosa, quindi a un certo punto potenziamo questo. Questo, ma sì, potenziamo tutto e buonanotte a un certo punto. Sennò poi mi dice sempre che sono pieno. Ok. Potenziato al massimo per ora, è bello, teoricamente è bello forte, poi è tutto da vedere. Questo sì, è un mitra, ma mi sa che è meglio questo, sto Vicar Mark 2, perché comunque questo può essere potenziato, quell'altro no. Però siccome alla fine, cioè io appunto prediligo sempre solo l'arco, però... Bah, ma sì, dai, potenziamo questo. Vediamo se potenzio. Appunto i danni. Potenziamo la precisione. Basta. Com'è? Vedi, comunque è peggio. È peggio di questo. Vabbè, ma sì, se ne frega. Abbiamo consumato un po' di risorse qua. Cadenza di tiro. Velocità di ricarica, vai. Capacità, sì, caricatore. Ok. Va bene, dai. Abilità. Abbiamo... Ah, abbiamo 5 punti. Oh, è un po' che non spendo. Io volevo... Tipo questa, Sì, maggiore probabilità di recuperare le frecce quando depredi i nemici. Va bene. Questa, artiglio dell'aquila. Ah, quella del ramo, sì. Se sei su un ramo, usa una freccia con coda per uccidere un nemico e nascondere il suo cadavere tra le fronde. Ah, vedi? Prendiamolo. Ora mi ha speso tutto, ma i nemici vengono anche nascosti. Il che è meglio. Dicevamo. Con questi piccoli potenziamenti. C'è vento. Oddio. Ah, non ci fa addirittura. Cioè è così forte che... Ma scusa. No, vedi. Non ci fa stare. No. Fammi vedere di qua. Deve essere l'uscita. Ah, di qua è l'uscita. Oddio, aspetta. L'ha detto, ma... Allora, se di qua è l'uscita... Dobbiamo andare dopo. Adesso il problema, allora, è superare sto pezzo. Ma pensavo che c'era tipo un'altra strada, ma... Scusa, fammi vedere... perché qua, come faccio a tappare? Non si può tappare... Ci sarà un modo? Semplicemente non andare di lì, guarda te. Sholoth, dio della morte. Devo arrivare laggiù. Va bene. Oh, tutti li conosciamo comunque. Oh, muovo cose. Ecco la via che cercavo. Vabbè, ho fatto la prima cosa che c'era, però a quanto pare è giusta. Questo coso dondola. Però lì c'è il fuoco. Ah, vedi, col vento ci porta di là, forse. Forse, vediamo. Che lì c'è il fuoco. Sì, vedi. Oh, merda. Madonna. Adesso
sempre di non arrivarci mai, invece. Così ho spento il fuoco, infatti. Oh, quella è chiodata però, Vado di qua. Aspetta qui. Ah, qui c'è dell'oro. Sì, questo è veramente il tempio del fuoco, mi sa, è pieno di fuoco, tutto in fiamme. Scusa, ma se... Fammi vedere. Perché dovrei andare di lì, ma... Aspetta, vuoi vedere che c'è... Non so, forse ho capito, ma forse no. Fammi vedere un attimo. Infatti, dobbiamo un attimo far sì che... ma non da qui forse, aspetta. Non da qui. Da qui magari. Ce la prendo. Tiro. Ok, e si distrugge, infatti. Oh, madonna. È vero che c'era il vento, ma... No, pensavo che doveva andare così perché non siamo morti subito, invece. E invece no. Aspetta. Vero che c'era il vento. Quelle bestie maledette anche. Però. Se c'è il... Ah, quando vedi qua. Eh no, c'è sempre. Aspetta un attimo perché il vento. A meno che... Aspetta, possiamo fare così. Si può... Ah, non si può più toccare questo? Ah no, sì che si può toccare. Allora, chiudiamo. Se no mica passo. Posto? Posso passare tranquillo? Sì. Ok. C'è qualcosa che la blocca. Questo è bloccato. Guarda, lì c'è. Andiamo. No. Devo tirare più forte. Più forte. Da qui magari. No. No. Tirare più forte. Proviamo ancora. Qualcosa si muove però. Scusa, per tirare più forte, come faccio? Come faccio? Non si può, si deve legare da qualche parte, magari. Però... Ci siamo quasi. Sì, però... Si serviva una bomba d'acqua qui. O lo devo legare da qualche parte per poter tirare più forte, ma dove? Non lo so, vado
Ma non penso che a furia di tirare quello si sposti, però... no, vedi. Aspetta, aspetta, ho visto... Questa è una strada? Sì, ok, ok. Perché l'avevo vista subito. Ok. Sono qua. No, qua non si va da nessuna parte. Ci sarà un motivo per il quale sono andato, sono dovuto venire fin qua. Questo qua non vedo nulla. C'è qualcosa? No. Ah, ok, sì. Ok, c'è una ragione, sì. Per fare così. Infatti. Infatti. Quindi adesso... Ora vediamo di smuovere l'altro pendolo. Pensa a te che sistema... Un po' contorto, Ok. Ok, vai. Ok. A posto, chiudi adesso. Eh sì, infatti l'unica era agganciarlo lì, perché mi era venuto in mente, perché quello si muove, però lì in alto non ci potevo arrivare. E invece ci siamo arrivati in basso. Aspetta, perché non vai più avanti? No, si era bloccata. Ok, no. Ok. Adesso. Perfetto, chiudiamo, se no non passo. Vabbè, magari passavo lo stesso, però teniamo spento, cioè teniamo chiuso le finestre, va? C'è aria. Questo. Oro. Bene. Ce l'abbiamo fatta. Mantello di Huracan. Riduce il danno causato dal fuoco e dalle esplosioni. Ah, pensa a te. Grotte rullanti. Sì, direi sì, è ora di andarsene, infatti. Aspetta, io andrei. Ah, il vento non soffia più. Dalla via che avevamo visto. Beh, grotte rullanti, ma perché ci sono gli animali, che però non ho capito che animali siano. Comunque. Abbiamo risolto, va? No, qua soffia il vento. Andiamo di qua che magari, boh, si scopre qualcosa. Anziché fare il viaggio rapido, no? Magari... Qua ci vuole il rampino. Infatti. Per il veleno, va bene. Olè. Ok, qua siamo tornati. Forse su di qua. Sì. Guarda. No, qui. Materiali. Ok. Aspetta che sto guardando. Andiamo giù. Ah no, è bassa qui. Non mi immergo, eh sì.
aspetta. No, di qua no. Ah, qua. Ok. Mo... Aspetta, brava. È un po' più su. Mo veramente mi devo ricordare quando avremo il bloccante di tornare. Okay. Magari ce lo danno subito. Non lo so. Non saprei. Ok. Ok, e qui. Ah, qua. Perfetto. Ah, qua ero scivolato, sì. Sì, ok, qua forse dovremmo essere. Qua ero. Avevo fatto il giro da qua. Visto che lì c'è il burrone. Però mi pare che mi ero buttato. Ah sì, ecco va che c'è tutta la, la strada, beh, giustamente. Ok. Va bene, allora direi che... Aspetta, di qua. No, no, su Lara. No, di qua, ecco. Ah, che la veletta analogica, veramente. A me sembra di... diciamo spostarla nella direzione destra o sinistra, invece me la legge come su, boh, vabbè. Ok, siamo fuori. E qua poi mi devo ricordare, magari c'è appunto solo qualcosa di extra e nulla di che, però va bene. Andiamo. Infatti qua c'è un teschio. Zaino d'esplorazione, no, questo l'ho preso. Campamento, ok, no, non mi segna nulla. Boh, vabbè. Comunque, dai, torniamo da Jonah e Abby.